Ciao ragazze, allora questo è un vlog speciale e come leggete dal titolo, allora siccome non mi ricordo ovviamente, faremo la morning, spero che riesco a pronunciarlo bene ma credo che lo leggete dal titolo del video, morning cleaning routine. Praticamente pulisco la mia casa con voi. Siccome l'avevo visto da una ragazza, da una YouTuber che ha fatto questo video, volevo farlo anch'io perché secondo me era interessante. Per cui vi faccio vedere come pulisco io la mia casa, tra virgolette, perché è casa mia, ma non vivo, diciamo, da sola. Per cui non voglio, diciamo, dire le mie cose private. Per cui iniziamo questo video perché non voglio che dura tanto. Allora, siccome non voglio che dura tanto questo video, come il video precedente che avete visto, credo che l'avete visto, di 41 minuti, allora iniziamo. Scusate, ma sono anche un po' ammalata. Allora, iniziamo questo vlog. Ovviamente non vi faccio vedere in generale tutto, tutto, perché la casa è abbastanza grande. Vi faccio vedere praticamente le cose essenziali che uno, diciamo, fa. Allora, ho già messo la lavatrice, così mi sono già un po' portata avanti. Ho fatto la lavatrice, quando finisce la metto nell'asciugatrice. Ho ancora le mie cose da lavare e praticamente tutta questa montagna di cose da lavare. Adesso facciamo il mio letto perché è tutto disfatto, per cui iniziamo a fare il mio letto. Vi posiziono da qualche parte dove vedete bene. Ok, credo che vedete bene perché io le posizioni da mettervi sarà un po' difficile, ma spero che si veda. Per cui faccio il letto. Ok, il mio letto è fatto. Ovviamente, siccome non ho i cuscini dal più grande al più piccolo, li metto praticamente così. Però vabbè, adoro queste coperte qua. E questo qua non so mai come metterlo, o così, non so mai come mettere la coperta. Fatemi sapere come posso sistemarla bene, perché non lo faccio mai così il letto. Comunque, allora in teoria dovrei usare questo, ma ovviamente è scarico e direi che non posso usarlo. Uso la paletta, faccio prima. Adesso pulisco la cucina. Ci sono da lavare i piatti.
solito c'è sempre lei che deve stare qua a dormire. Cioè, io tutte le volte quando devo mettere il divano a posto non riesco. Devo fare il pavimento e un po' di polvere. Le scale le ho già fatte, ma c'è questa qui che non collabora. Sta sempre a dormire. Faccio vedere più o meno quello che ho fatto. Allora, ho fatto la cucina, ho messo a posto la cucina, ho lavato il pavimento, questo, poi il bagno l'ho finito, non sono stata a farvi vedere che ho pulito tutto il bagno perché cioè, non è tanto fondamentale far vedere che pulisci il water. E niente, vabbè, ho pulito quello, ho cambiato il tappeto da verde, l'ho messo viola. Poi, ecco qua fatto, il corridoio, tutto questo e anche quello lì. Per cui spegniamo la luce, questi qua, e si deve asciugare la sala, che è ancora bagnato il pavimento. Lì c'è il mio cane, che ovviamente calcolate che sono la 1:15. Questo divano non sarà così come lo vedete, ma sarà diverso, vuol dire tutto incasinato. E se non ci credete, ve lo farò vedere dopo in una clip che metterò, se per caso lo disfa. Per cui guardatelo bene, che ho comprato questo qua nuovo, l'ho comprato appena, per coprire il divano, ed è molto bello e comodo. Il problema è che è un po' storto perché è fatto male, però è carino. E ovviamente lei dovrebbe dormire lì, ma invece dorme sul divano. Comunque niente, ha fatto la polvere, il pavimento, le scale, dove avete visto, e basta. E vabbè, ovviamente ho fatto anche l'altro letto, però non sono stata lì a farvi vedere anche questo, ma ho fatto anche questo qui e ho fatto altra camera. Scusate se è buio, ma allora... Niente. Siccome la casa è abbastanza grande, per pulirla tutta, tutta fino in fondo, ci vogliono almeno 5 ore di sicuro, ma pulirla come si deve. Anche perché ho anche la mansarda e diciamo che la mansarda è molto più grande. Siete un po' storti. Vabbè. Comunque, un consiglio che vi do quando pulite la casa, perché... Adesso vi faccio vedere. Non so se si vede. Però fuori credo che lo vedete, aspetta, facciamo così. Allora, fuori praticamente piove, lì dove c'è la montagna c'è la neve, ma non so se si vede perché ci sono le nuvole. Comunque il tempo fa cagare e sta anche piovendo, non so se si vede, se piove non si capisce. Comunque sta piovendo e vi giuro
che è una cosa assurda, perché... Per cui vi consiglio di, quando dovete pulire la casa, vi consiglio di non farlo quando piove, perché ora che si asciuga il pavimento ci vuole tanto. Infatti di sicuro ci ha messo almeno 10 minuti per asciugare il pavimento. Invece con le finestre aperte col sole si asciuga di più. E poi è più bello perché puoi aprire le finestre, puoi lasciare fuori dalla finestra i tappeti, le lenzuole e tutto il resto. Invece così il tempo è brutto, non puoi praticamente fare niente, devi lasciare le finestre chiuse. A parte che se fa freddo, in teoria le finestre vanno chiuse. Ma io le apro lo stesso, almeno quelle della cucina e quella del bagno la devo aprire, perché almeno faccio circolare quei 5-10 minuti che pulisco, diciamo, o il bagno o la cucina. Questo video ovviamente l'avete visto tipo veloce, non sono stata lì a farlo lento, anche perché non so neanche quanto è durato, per cui devo vedere anche quanto è durato sto video. Spero che è durato di meno, ma molte clip ovviamente le ho pulite, ve le faccio vedere velocemente. E niente, vi ho fatto vedere l'essenziale. Ho pulito quello che c'è di più da pulire, perché la maggior parte delle altre cose le ho già fatte. Non è che pulisco tutta la casa in un giorno in generale, la maggior parte dipende quale e che cosa prendi, pulisci prima quello, poi un altro giorno pulisci un'altra cosa, specialmente se la casa è grande. Spero che vi ho fatto vedere tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e come pulite voi la casa. I prodotti non ve l'ho fatti vedere, anche perché non mi piace sponsorizzare dei prodotti che non guadagno niente, cioè non guadagno, secondo me non sembra tanto giusto far vedere dei prodotti e sponsorizzare così gratis, in poche parole, per cui ogni tanto sì, li faccio vedere, ogni tanto no. Se volete sapere più o meno i prodotti che uso, fatemelo sapere sotto nei commenti, che poi in un altro video vi farò vedere i prodotti che ho usato per la casa, per pulire la casa. Allora, detto questo, siccome parlo troppo, chiudo questo video, perché era un vlog per pulire la casa, per cui non voglio parlare più di tanto. Fatemi sapere se questo vlog e se questa morning routine, spero che si dice così, vi piace. Se volete altri video di questo genere come vlog, fatemelo sapere, perché io ogni tanto, se non so cosa fare di video, prendo, guardo le altre youtuber, le altre ragazze e mi ispiro, diciamo, a loro. Per cui, non lo so, certe volte i video delle altre persone mi aiutano molto in tutto, praticamente. Sia le cose che devi comprare, sia le cose che devi fare. Cioè, ti aiutano molto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un bel mi piace, un commentino qua sotto. Seguitemi su Instagram, che lì metto le cose che qua su YouTube non metto quasi mai. E quello che faccio, giustamente. Credo che ho detto tutto, per cui ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere sotto in questo video cosa ne pensate di questo vlog e se ne volete altri di questo genere. Ciao e al prossimo video!